È Anna Netrebko, il soprano russo che ha festeggiato a Napoli i suoi 30 anni di sfolgorante carriera, la trionfatrice della serata al Teatro San Carlo per la prima ufficiale della Gioconda di Amilcare Ponchielli. Dopo una recita straordinaria giunta proprio per festeggiare quella che è attualmente la più grande diva del bel canto. Storia di amore, tradimenti, morte nella Venezia del 600, nell'opera che Ponchielli mandò in scena per la prima volta nel 1876. Con vivo successo fin dal debutto per la qualità musicale, anche perché quest'opera è anche un grande spettacolo con tante scene corali e la celebre danza delle ore. Brillante l'interpretazione di Barnaba, il cattivo della storia, del baritono francese Ludovic Tézier, mentre Jonas Kaufmann, interprete sempre affascinante e sensibile, è apparso affaticato e in forma molto meno smagliante che in passato. Laura è Evmo Yubo, nel cast anche Alexander Kopeczy, consensi per Ksenia Nikolaeva nel ruolo della cieca e molti applausi per Pinchas Steinberg, che ha diretto l'orchestra del San Carlo. Belli costumi di Christian Lacroix, le scene di Etienne Plus. È bella anche la prova del corpo di ballo, del coro e delle voci bianche del San Carlo. La regia di Romain Gilbert è discreta, elegante e rispettosa della tradizione.